Ciao, sono Luigi di Clarintux, un Tux per sempre. Benvenuti nel mio canale. In questo video vi mostrerò nuovamente come installare Linux Mint, ma questa volta con partizionamento manuale. Ma perché partizionare manualmente quando è possibile lasciar fare tutto automaticamente al programma di installazione? Beh, ci sono dei vantaggi ovviamente. Con il partizionamento manuale puoi infatti dedicare una partizione ad un determinato scopo, ad una determinata directory del sistema. Noi ci concentreremo a dedicare una partizione alla home dell'utente, cioè là dove l'utente va a salvare i suoi file personali e le sue configurazioni. Ciò sarà molto comodo nel caso in cui vogliamo reinstallare il nostro sistema operativo o un'altra distribuzione Linux senza perdere i file già salvati e le configurazioni. Prima di cominciare, cerchiamo un po' di capire come i dispositivi vengono trattati su Linux, come le memorie vengono trattate su Linux. Il nome più comune sotto Linux per una memoria è SD. Se abbiamo solo un disco, avremo SDA. Se abbiamo due dischi, il primo disco sarà SDA, il secondo SDB, il terzo disco sarà SDC e così via. Questo è il nome più comunemente utilizzato. Per quanto riguarda invece gli SSD di ultima generazione, il nome è un po' più complicato. Abbiamo NVMe0N1 per il primo disco. Le memorie SD invece hanno quest'altro nome, MMCBLK0. Bene, concentriamoci sul nome più comune, che molto probabilmente verrà utilizzato anche nel vostro caso da Linux. Quindi SDA. Tutti questi dispositivi e da altri dispositivi, qualunque dispositivo, viene visualizzato da Linux sotto la cartella Dev, Device, infatti. Bene, una volta visto come vengono chiamati i dispositivi su Linux, andiamo a vedere come vengono chiamate le partizioni. La prima partizione del primo disco sarà SDA1, la seconda partizione del primo disco sarà SDA2, la terza partizione del primo disco sarà SDA3, eccetera. Ricordate, A sta per primo disco, B sta per secondo disco. Il numero invece indica la partizione di quel determinato disco. Bene, andiamo all'ultimo punto. È possibile dedicare una partizione separata per diverse cartelle, per qualunque cartella vi venga in mente. Generalmente lo si fa per la directory di boot, dove abbiamo tutti i file necessari al boot del sistema, per la cartella var in cui abbiamo file di log, file temporanei ed altro. Lo si fa ovviamente per lo swap e per la cartella home, come detto. In realtà non avremo necessità di creare una partizione separata per una partizione di boot separata né una partizione var. Vedremo semplicemente come creare la partizione di root, ovviamente, la partizione swap e la home. Cominciamo recandoci sul sito di Linux Mint, linuxmint.com, e cliccando su Download. Abbiamo le tre edizioni di Linux Mint, la Cinnamon Edition, la Mate Edition e la XFCE Edition. Noi ne scegliamo una e clicchiamo su Download. Abbiamo la possibilità di scaricare tramite torrent oppure da uno dei seguenti mirror, quindi
Quindi ci rechiamo su un mirror vicino, clicchiamo e parte il download. Avremo la necessità di preparare una chiavetta USB, una pendrive che verrà formattata e ci permetterà di avviare Linux Mint sul nostro PC. Per fare questo ci rechiamo sul sito di Balena Etcher, www.balena.io/etcher/, e scarichiamo Balena Etcher per Windows, se avete Windows ovviamente. Dopodiché clicchiamo su Seleziona immagine e selezioniamo l'immagine ISO di Linux Mint appena scaricata. Poi clicchiamo su Select Drive e selezioniamo la nostra chiavetta USB. Infine clicchiamo su Flash e attendiamo che il processo sia finito. Una volta preparata la nostra chiavetta USB, dovremo accedere al BIOS o UEFI del nostro PC. Per farlo dobbiamo premere uno specifico tasto nei primi secondi dopo l'accensione. Questo tasto può essere, a seconda del vostro modello di PC, il tasto ESC, oppure CANC, oppure F1, F2, F8, F10, F11 o F12. Premuto questo tasto ci ritroveremo di fronte ad una schermata del genere nel caso di un vecchio BIOS, oppure ad una schermata del genere nel caso di un moderno UEFI. In entrambi i casi il nostro scopo è portare la chiavetta USB, la voce USB, in cima all'ordine di boot. Con la chiavetta USB inserita, accendiamo quindi il nostro PC e ci ritroveremo davanti a questa schermata. Premendo il tasto invio, facciamo partire Linux Mint. Adesso metto il video in pausa e ci ritroveremo quando Linux Mint avrà finito di caricarsi. Ed ecco che Linux Mint ha finito di caricarsi. Clicchiamo quindi su Install Linux Mint e partirà il programma di installazione già visto in un video precedente. Il primo passo sarà scegliere la lingua italiana, quindi andiamo su Italiano e clicchiamo su Avanti. Il secondo passo sarà scegliere la tastiera italiana, ma nel mio caso, avendo una tastiera tedesca, vado su German e clicco su Avanti. Il Spuntiamo poi questa casella per installare dei codec multimediali se vogliamo e clicchiamo su Avanti. A questo punto vi ritroverete una schermata con diverse opzioni, ad esempio l'opzione di installare Linux Mint accanto a Windows, oppure l'opzione di cancellare l'intero disco ed installare Linux Mint come unico sistema operativo. Si tratta comunque di partizionamento automatico. Essendo interessati al partizionamento manuale, andiamo su Altro e clicchiamo su Avanti. Voi avrete probabilmente delle partizioni preesistenti. Nel mio caso si tratta invece di un disco mai utilizzato, per cui come prima cosa vado a creare una nuova tabella partizioni. A questo punto seleziono lo spazio libero e clicco sul tasto più per creare la prima partizione. Bene, avremo due possibilità. La prima possibilità è che avete un computer datato con un vecchio BIOS. La seconda possibilità è che avete un sistema più moderno con UEFI. A seconda del vostro PC avremo un diverso schema di partizionamento. Vi presento dapprima lo schema di partizionamento per sistemi UEFI. Allora, abbiamo bisogno di un'area riservata al boot. Quindi andiamo su Usare come e scorriamo in basso fino a Area di boot BIOS riservata. Questa partizione può avere dimensioni davvero molto piccole, di 1 mega. La farò di 2 mega. Clicco su OK e abbiamo già creato la nostra prima partizione. Seleziono di nuovo lo spazio libero e clicco sul tasto più per creare la nostra seconda partizione. A questo punto abbiamo bisogno di una partizione EFI. Vado su Usare come e scorro in basso fino a Partizione di sistema EFI. Anche questa partizione può avere dimensioni molto piccole. Io la farò di 512 MB,
che è una dimensione che sicuramente basta e avanza. Clicco su OK e abbiamo creato la nostra partizione EFI. Quindi vado nuovamente su spazio libero, clicco su più e a questo punto andremo a creare la nostra partizione root. Vado su punto di mount e seleziono la prima opzione, slash. Slash sta per partizione di root, ovvero la partizione principale del sistema. Linux Mint raccomanda come spazio minimo 20 giga. Quindi andrò a crearla di 21.000 mega. Se voi avete intenzione di installare molti programmi, giochi o non so che altro, createla ovviamente più grande. Nel mio caso 21 giga sono più che sufficienti. Quindi clicco su OK e abbiamo creato la nostra partizione di root. Vado nuovamente su spazio libero, clicco sul tasto più. E adesso creeremo l'area di swap. Vado su Usare come e scorro in basso fino ad Area di swap. L'area di swap può avere una dimensione variabile a seconda della vostra RAM. Fino a qualche anno fa esisteva la regola di crearla con dimensioni esattamente il doppio della RAM. Adesso questa regola è abbastanza obsoleta. Si potrebbe addirittura anche fare a meno dell'area di swap. Nel mio caso, avendo 4 giga di RAM e non volendola crearla il doppio, la creo esattamente di 4 giga. Vado su OK. Bene, ci rimane solo da creare la nostra partizione home. Vado su spazio libero, clicco sul tasto più, come punto di mount sceglierò home, come file system lascio ext4 che è il file system più comunemente utilizzato su Linux e come dimensione lascio tutto lo spazio disponibile. Quindi vado su ok. E abbiamo finito il nostro partizionamento manuale. Quindi siamo pronti per installarlo, per cliccare su Installa. Ci verrà chiesto di confermare le modifiche, clicchiamo su Avanti. Ci scegliete la vostra località, il vostro fuso orario. Cliccate su Avanti. Scegliete un nome utente scegliete una password abbastanza complicata e cliccate la casella per cifrare la vostra cartella personale, molto consigliato, e cliccate su Avanti. Bene, è partita l'installazione di Linux Mint. Ripetiamo il tutto, questa volta effettuando uno schema di partizionamento per BIOS, per sistemi con un vecchio BIOS. Clicchiamo su Install Linux Mint. Scegliamo la lingua italiana e clicchiamo su Avanti. Scegliamo la tastiera italiana e clicchiamo su Avanti. Ci spuntiamo la casella per installare dei codec multimediali se vogliamo e clicchiamo su Avanti. Andiamo su Altro per il partizionamento manuale e clicchiamo su Avanti. Nel mio caso ho un disco con tutto lo spazio libero, quindi seleziono lo spazio libero e clicco su tasto più per creare la prima partizione. Per un sistema datato con BIOS non abbiamo bisogno di alcuna partizione EFI, quindi la prima partizione che andrò a creare
sarà la partizione root. Vado sul punto di mount e seleziono la prima opzione, slash. Come file system lascio ext4, che è il file system più comunemente utilizzato su Linux, e creo una partizione di 21 giga, 21.000 mega. Vado su ok. Poi seleziono nuovamente lo spazio libero e clicco sul tasto più per creare l'area di swap. Quindi vado su usare come e scorro in basso fino all'area di swap. Creerò un'area di swap di 4 giga. Clicco su ok. Poi seleziono nuovamente lo spazio libero, clicco sul tasto più e ci rimane da creare solamente la partizione home. Quindi vado sul punto di mount e seleziono home. Come file system lascio ext4 e come dimensione tutto lo spazio che ho disponibile. Quindi vado su ok e abbiamo già finito lo schema di partizionamento. Abbiamo una partizione SDA1, vedete SDA1 per la root, SDA5 per lo swap, SDA6 per la home. Clicco su installa. Confermo con avanti. Scelgo il fuso orario. Scelgo un nome utente, la password. E clicco su avanti. Ed è partita l'installazione di Linux Mint. Ricapitolando, per un partizionamento in modalità UEFI abbiamo bisogno di un'area riservata di boot BIOS, di una partizione EFI, di una partizione di root, un'area di swap e una partizione home. Qui ho inserito i nomi delle partizioni, SDA1, SDA2, SDA3, SDA4, eccetera. Ovviamente sono solo un esempio, i vostri nomi potrebbero cambiare. Per quanto riguarda invece il partizionamento in modalità BIOS, abbiamo bisogno di solo queste tre partizioni: la partizione di root, l'area di swap, la partizione home. Anche qua i nomi delle partizioni possono cambiare. Bene, per oggi è tutto. Un saluto dal vostro Clarintux.